Allora, ciao beautiful Chihen, come va bellissime? Allora, qua oggi si sta discretamente, non è caldissimo, è respirabile. Io sono un po' giù di morale, e come direte, strano. No, vabbè, a parte scherzi. Sono un po' giù di morale perché ho discusso con la mia mamma. Siccome la mia mamma sa un rapporto un po' particolare di amore e odio, però ultimamente sta diventando parecchio odio invece che amore. Io capisco che fare il genitore sia il mestiere più difficile del mondo, ma anche fare il figlio non è delle migliori. Io sono un tipo che sono così, tutto quello che faccio è sbagliato, sono quella fuori dagli schemi e sono la pecora nera della situazione. Uno lo sa, oramai io ho 28 anni e convivo con questa cosa, però insomma ci si rimane sempre male e meno male c'ho voi che siete il mio antistress e sono felicissima davvero che ci siate, siete davvero la mia boa. Allora, questo trucco me l'ha richiesto una cica. Allora, questo trucco mi è stato richiesto. Non so che dire, sinceramente, secondo me non è proprio quello che voleva. Me l'ha richiesto 333 Luci, è un'iscritta molto molto carina, io credo si chiami Lucia. Mi segue, mi manda sempre un sacco di commentini, è dolcissima anche lei. Grazie Chicca, grazie Luci di esserci anche se. Spero che questo trucco sia quello che volevi. Mi ha chiesto un trucco a gatto. Allora, se non è quello che volevi, io non lo so, ho cercato di fare qualcosa di diverso, che non fosse il classico eyeliner, lungo con la punta davanti. Se non è quello che volevi e comunque non ti soddisfa, che una parte mi è venuta più chiara e una più scura, se non ti soddisfa, dimmelo che io cercherò di farne un altro. Vi lascio al video. Spero comunque che vi piaccia. Ciao Luci, ciao belle. Allora, cominciamo. Devo dire che è stato molto difficile perché volevo fare qualcosa di molto particolare e sicuramente non ci sono riuscita. Comunque, allora, ho già fatto la riga al di fuori dell'occhio. Perché? Perché altrimenti non riesco mai a farla uguale. Quindi prendete la vostra matita che scegliete di usare, e fate il vostro arco sfumandola leggermente così. Allora, una volta fatto questo, si prende il nostro pennellino a puntino, potete usare quello della MAC, quello che vi pare, e si comincia a sfumare. A sfumare quello che abbiamo già fatto. E mentre sfumiamo, io spero altamente che si veda, ma dubito. Una volta che sfumiamo, la sfumatura la portiamo in avanti e interna. Ok? Vi verrà una cosa molto molto leggera, eh? Non verrà una cosa pesante. Vi serve come linea guida. Ok. Una volta fatto questo, allora prendiamo il nostro pennello, questo qua, a punta punta, e andiamo a prendere un colore, un marrone un po' tipo questo, che è un marrone abbastanza scuro, però questa è la tono, è un tono freddo e lo andiamo a mettere in fondo con il nostro pennellino di precisione
così. E anche con questo lo portiamo in avanti. Non finire qua come abbiamo fatto con l'altro. E lo scurite, quindi fate l'esterno scuro e mentre lo portate là il colore si schiarirà da solo. Allora, ho notato che essendo girata di là non vedevate, quindi mi giro di qua. Allora, fatto la parte un po' più scura, si prende un pennellino da sfumatura. Io vi dicevo che questi pennelli sono esperrimi e mi piacciono un sacco. E prendiamo un marrone leggermente un po' più chiaro rispetto all'altro e lo andiamo a mettere nello strato intermedio. Io così non ci vedo una mazza. Ok, riprendiamo un po' dell'altro scuro e si mixano. Ora, con qualsiasi altro pennello, questo dovrebbe essere pulito, si prende questi due colori rosati così che sono accesi e brillantinosi e li mettiamo nella parte interna. E li sfumiamo tutti insieme. Ora, con un pennellino nero, sì, buona, con un pennellino di quelli a punta, si prende il nero, con un pennellino così, e si va a fare la parte esterna, ok, proprio esterna esterna, e andiamo anche poi a sfumare. Scusate, ma se no non ci vedo veramente niente. Ok, ora nella parte di qua ci vuole, sempre con un pennellino da sfumatura, un marrone leggermente più chiaro. Io spero, bimbe, si veda. Devo trovare una postazione migliore per fare i trucchi, perché veramente già con una piena paletta in mano. Si prende un colore più chiaro, come questi, vedete? Un marrone un po' sul rosato pesca, e lo si va a mettere qua davanti, e poi un marrone intermedio, sempre. Togliamo il pennello, e poi si sfuma lo scuro. Insomma, è tutto un gioco di sfumature, niente di più, insomma. Sembra, non è difficile, cioè magari è più difficile la forma che altro. E ora con un pennellino di questi fini fini prendete quel marrone iniziale, ci avete fatto la fine, e delineate leggermente, leggermente quella linea che vi avevo detto prima. Io spero stiate vedendo, e poi gli si dà una bella sfumata. Ecco fatto. Ora, ultimo tocco, un po' di chiaro. Io prendo questo brillantinoso qua, che io sta palette la adoro, è una palette francese, un giorno vi farò anche vedere le mie palette, almeno non sto a farvele vedere una per volta. Lo sfumiamo, vedete, leggermente nella parte esterna per dare un po' di luminosità. Poi mi si bagnano gli occhi, purtroppo. Ora, con una marrone, sì, con una marrone matita, con una matita marrone andate a fare la parte qua giù, l'attaccatura delle ciglia. E sempre con questo pennellino qui sfumate leggermente verso l'alto e leggermente verso l'interno.
E poi andate a fare la parte sotto con lo stesso pennellino, che tanto ci sarà comunque il colore. Internamente io uso questa della Yesensi, che è doratissimissimissima. Vista qua, guardate quanto è dorata. E la mettiamo nella parte interna. E leggermente esterna. Ok. E sotto, nella parte alta sotto, si mette la matita nera. Finish. Finish, finish.